Oh, hi guys! Sto studiando, se vi interessa. Sto studiando, se vi interessa. Sto studiando questo qua. Ho imparato a fare, sinceramente, luce, collabora. E non voglio collaborare. Sapete cosa? Non voglio più studiare. Cioè, vorrei che la laurea mi venisse data perché... Perché sono io. Sto studiando per un esame. Ok, io mi ritrovo, non so voi, all'ultimo giorno prima dell'esame a studiarmi tutto. Lo so, vi succede? Anche a me mi succede, raga, mi succede troppo. Comunque, niente, che volevo dire? Mi sono scordata, raga. non so se devo scorreggiare o no. Non so se voi volete sentire questo nuovo tipo di profumo, essenza di Jing. Cioè, lo comprate? No? Secondo me dovrei chiudere questa fotocamera e sta zitta. Cosa farò? Studierò? Sbroccherò il prof? Non lo so, ditemelo voi! Cioè, life is so difficult per me ora. Ma voi pensate che io sia interessante? Pensate che sia una di quelle youtuber che è straricca, che cambia 10 vestiti al giorno per fare una foto? Oh no! Guarda come sto vestita, regà. Spostati. Io sono una persona normale, una ventenne, che non è ventenne, ma vi pare che io ho 20 anni, io ce n'ho 18. Anzi no, nella testa ce n'ho 16. Sicuramente nel mio passato non ho vissuto bene la mia adolescenza. Cioè ho sofferto per tutta la vita e stavo sempre a casa a non fare nulla. That's life, yo. E quindi non ho vissuto appieno la mia adolescenza, quindi me la ritrovo a viverla ora. Yeah. Voglio fare cose strane e voglio ricordarmi delle cose che faccio ora, a questa età. Non che a 50 anni mi metto a fare le cose. No, 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 no. Ora fai e devi essere come vuoi tu, capito? Sta zitto. Devi essere una persona che si diverte e che fa quello che gli piace. That's easy. Se tu vuoi sbroccare, ma sbrocca, ma c'è chi te lo impedisce. Se tu vuoi andare al cimitero a spaccare le bare, puoi farlo, fallo, però poi andrai in prigione. Persone che mi circondano troppo noiose, che mi depressiscono, che mi fanno sentire vecchia. Io non sono vecchia, io ho 20 anni, quindi io a 20 anni devo fare la stupida. Comunque mi manca la mia famiglia. Perché con loro era molto più why I'm crying. Comunque mi manca la mia famiglia perché comunque potevo essere me stessa quando mi pareva. Non come queste persone che mi conoscono ma non mi conoscono veramente. Io voglio essere libera di fare ciò che mi pare, capito? Però non mi sento di farlo perché le persone giudicano sempre. Ma basta di giudicarmi, cioè lasciatemi vivere, madonna, cioè levatevi. Io vorrei davvero un botto iniziare ad andare in palestra. Voi direte, vabbè, sei magra, tutte queste cose, ma guarda che panza che ho. Però il mio più grande problema, sapete qual è? Che mi vergogno. Vergogno perché ci devo andare da sola, perché ve l'ho detto che non ho gli amici. Entro e che cosa faccio? Che cosa gli dico quella? Che già che ho un po' l'ansia se tipo devo parlare con le persone, che cosa gli posso dire? Faccio, vabbè, io devo fare la prova per andare in palestra. Sapete dove voglio andare? A quella palestra dove si possono fare tutte le cose, tipo sport, un giorno faccio questo, un giorno faccio quell'altro, perché io sono una ragazza che si annoia troppo facilmente, cioè faccio una cosa tutti i giorni, cioè mi piglia male, non voglio. Box e Muay Thai volevo fare, però il mio ragazzo mi ha detto, ma lo sai che se tu fai box e Muay Thai, poi ti danno le stecche in faccia, e io faccio, ma io non le voglio le stecche in faccia, cioè io non mi voglio fare male, ma se io faccio così, sono una patata, io gli dico che sono una patata, perché allora mi vogliono rompere il naso? E sai che il mondo non funziona così? Piscio st'idea di fare botte con la gente. Però giuro, mi piacerebbe un botto. 21 e 21. Non voglio mai rifare la spesa. Che cosa farò? Ah, oh, Zera, ma non sai parlare. Quasi pure in cesso, guardati. 2 hours later. Ok ragazzi, da come potete vedere sono le 22.18. Che è 22.18. Stavo mangiando e tipo non mi sentivo tanto bene prima. Stavo mangiando le penne perché ho ordinato le penne al salmone e quindi mi sono arrivate le penne al salmone. Allora, mentre le stavo mangiando, raga, mi fa troppo il cuore, giuro. E tipo mi sbalza un botto. Allora, praticamente è successo che mentre stavo mangiando le penne mi è venuto un buco allo stomaco. È venuto un buco allo stomaco, che non riuscivo più a mangiare le penne. Allora ho fatto, vabbè, ma che ti sta succedendo? Che cosa stai avendo? Allora a un certo punto mi è venuto da piangere. Allora sono uscita, sono andata a buttare via le penne perché non mi andavano, quindi le ho buttate nel cestino. Non so che fa ridere, però vabbè. L'ho buttate, flum, tu, l'ho floppate là dentro e poi sto qua, ho camminato un po' e niente, sento tipo che il mio cuore mi batte fortissimo. Volevo vloggare e stare in santa pace oggi. Non lo so, mi andava di bloccare e niente, mi è venuto un attacco di panico, cioè, perché cioè non so se il caffè fa venire gli attacchi di panici. Come si dice? Gli attacchi di panici? Raga, sto male, cioè, forse non sembra, però sto davvero male. Devo tipo respirare così. Raga, giuro, voglio piangere ora. Raga, giuro. Mi sento un botto chiusa. Provo a mangiare un tiramisù se mi solleva.
But not bad. Hai vinto. Questo tiramisù non è vero. È strano. 24 hours later. Hi guys! Togliete. La mia coinquilina se n'è appena andata. Io mi sono svegliata stamattina alle 8, non sapendo che cosa fare. Ciao, thank you. Ho detto che oggi è un giorno orribile. Che e piove. Allora faccio yup. Ho deciso che oggi voglio fare una cosa tra divertente. Per me è molto divertente, lo farei. E non ho mai avuto il coraggio di fare. Mi metto a sedere perché sono stanca, sinceramente. Attende. Voglio, vorrei tingermi i capelli di blu. Mi piace il blu e poi penso che il blu starebbe un botto bene col nero. Vedremo quello che succederà. Che lo voglio fare a casa, non lo voglio fare dalla parrucchiera. Sono orribile, cioè lo so, mi guardate, ma sono orribile. Cioè non mi sono struccata ieri sera perché ho detto: vabbè, ma se mi arriva il pacco Amazon e tipo mi vede così, cioè mi vede così, fa: oddio, ma chi è sto cesso? Mi sento super a disagio. Madonna, raga, ma quanto parlo? Perché mi voglio divertire. Am I crazy? Sono un po' pazza. La tinta prende più sui capelli sporchi. Quindi ragazzi, se dovete fare una tinta, non lavateli per una settimana. Dai. È arrivato sto pacco e lo apro. Derivato un pacco, però è successo un casino perché quello si è sbagliato, ha messo nell'altra casella postale. Una donna mi è venuta a chiamare e ha detto: va bene, iniziamo la giornata top. Oh. Aia, questo è il karma, mesa. Com'è? Top? Top o no? Top o flop? Sicuramente ho deciso che farò la pazzia. Sì, la farò la pazzia. Però ora sono le 1 e io ancora non ho mangiato perché non c'ho niente nel frigo. Volete vedere il mio frigo? Non c'ho ad alzarmi per andare a vedere sto frigo. Non ho mai di fare nulla. Vabbè, scialla. Che facciamo? Che facciamo, Gingy? Ordiniamo. E non ordiniamo. Ma va che ordiniamo. Dai, regà, ordiniamo. Sì, che mangiamo oggi? Mi mangio hamburger di chianina? Boh, non lo so se mi va troppo l'hamburger di chianina. Magari le patate al forno. I don't know. Che cosa mi posso mangiare stasera? Stasera mi voglio mangiare il brodo, sinceramente. Sto editando, nel frattempo sto guardando i miei video vecchi perché I love my video. Seriamente, io mi piaccio un botto per come ero nel passato. Ora sono un po' più seria, però ve l'ho detto, non è che sono cambiata. Sì, vabbè, sono maturata e cambiate tutte queste cose, però comunque sono sempre io, no? E si vede da una parte. Le persone, secondo me, che mi circondano sono sbagliate intanto. Anzi no, cioè, non c'è proprio nessuno. Don't cry. I'm not crying. Sta solo da soli, si sta benissimo, sinceramente, col ragazzo fantastico che mi sta vicino. Top. E voi? Ma parliamo di voi? Ma non ne parliamo, perché sennò metterei a parlare per 30 ore. No, io vi amo. Ve lo dico, basta. Stavo ordinando. Hello guys, this is my shower. Scusate, stavo controllando se ci fossero un po' di musti, perché alcune volte io pure un po' di musti. Allora sono qua con questi qua, che sono gli ingredienti su come fare questa volta. Questo flacone. Ma vi dico che ho ordinato da mangiare, quindi non giudicatemi, please. Non ho voglia di cucinare. Che è sto puzza? Da come dicono le informazioni qua, che tenemo a schiacciarci così. Bisogna versare il prodotto qua dentro. Sentiamo un po' la puzza. Devo metterlo tutto? I'm bored. Sembra che stia facendo altro. Però avete sbagliato tinta, ragazzi. Io sono ancora perplessa. Che stia bene mentalmente, no? Non lo so. Allora, io penso che farò tipo una ciocchetta qua, perché c'ho troppa paura, ve lo dico, cioè. Raga, la prima volta, cioè, voglio dire. Tanto sono i capelli miei, vero? No, sto fuori. No, raga, mi si sono sporcati tutti. Non so nemmeno se lo stia facendo bene, Cioè, non mi giudicate. Magari penserete, vabbè, questo sta fuori. Ho caricato un botto, ve lo dico. Sento? No. Non mi voglio sporcare, quindi ho fatto questo. Mi state giudicando? Fate bene. Da mezz'ora che sto aspettando sto ragazzo che mi deve portare il cibo, perché c'ho fame, sono nervosa, quindi. Where's my food? Sei tu? Ma ce la fai? Non mo suona. C'ho sotto super ansia. Me lo vedi? Giuro che vedo tutto blu. Pari degli altri, cioè guardate. Cioè questi sono più chiari, invece questi sono più scuri. Ok, ho fatto tutto, ragazzi. Se vi state chiedendo dove sono le mie sopracciglia, ero finta di non avervi sentito. Quindi che cosa stavamo dicendo? Un attimo, io non lo vedo. Lo vedete? Si è visto? Così? Ci sono dei riflessi blu. Ciao, 20.000 like. Faccio i capelli tutti blu. Per forza. Eccolo. Si vede qua. Cioè la sfumatura si vede. Sfumatura si vede, quindi stavo pensando che non mi stanno malissimo di farli tutti, però boh. Anzi che dormirò. Ciao!